La regione e il consiglio regionale è da tempo che hanno compreso che sostenere in termini sussidiari le migliori eccellenze della nostra regione ci porta una visibilità che poi si ricade su molti settori, perché il vino è molte cose, chiaramente è un grande comparto commerciale della nostra enogastronomia, però è anche un racconto del territorio, è una narrazione di luoghi da andare a visitare, si lega con altre eccellenze territoriali, con il cibo, con l'olio, con il nostro mare, con la nostra montagna. Quindi per noi è un grande veicolo di comunicazione, oltre che un grande comparto agricolo da sostenere. Nello specifico l'Abruzzo credo che sia una delle regioni che abbia fatto più passi in avanti migliorando il suo prodotto, colmando un gap, diciamo, iniziale con altre regioni, e ormai le eccellenze sono tantissime e riconosciute, e questo premio ne sottolinea innanzitutto lo sforzo che hanno fatto tanti produttori che hanno investito e cerca di amplificare nella conoscenza nazionale, anche grazie al vostro aiuto, questo territorio. E noi abbiamo legiferato affinché le energie rinnovabili, i nuovi impianti che arrivano, che vanno agevolati, però da una parte abbiamo permesso che le aree industriali potessero mettere più rinnovabili abbattendo i tempi burocratici, ma anche dall'altra parte abbiamo chiesto che se dobbiamo mettere 3 pale eoliche non dobbiamo smontare un paesaggio che è lì da 2000 anni e che ci porta tanta economia di persone che vengono qui per vederlo, visitarlo, camminarci ed assaggiare il nostro vino. L'anno scorso sì, è stata un'edizione un po' sui generis, quest'anno dovremmo tornare alla normalità e quindi fare il solito evento con 400 appassionati premiando le eccellenze di vino abruzzese. 52 aziende regionali, 5 di fuori regione, una di Francia perché vabbè, il miglior vino internazionale, chiamiamolo così, naturalmente uno champagne. Noi andiamo forte con una qualità crescente e anche con dei particolari accattivanti. E dietro il pecorino, che è il pubblico europeo, quindi fuori Italia, hanno questa curiosità del nome, c'è comunque tutto un traino di export che tira. Naturalmente lavorano sempre quelli più bravi, quindi è chiaro che c'è proprio una voglia di fare qualità che aiuta.